fentanyl ISS, oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina. A Massa Carrara l'iniziativa Farmaco Sospeso, coinvolta anche Federpharma. Il PGEU cerca un Economics Affairs Manager. Federpharma Brescia, nuovo consiglio direttivo per il triennio 2024-2026. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. In merito al primo caso in Italia della rilevazione di fentanyl in una partita di droga, l'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che questo oppioide sintetico è circa 100 volte più potente e più tossico della morfina. In Italia questo oppioide di sintesi viene utilizzato per scopi consentiti e sotto controllo medico come anestetico generale nelle operazioni di chirurgia maggiore e nella terapia palliativa per il dolore terminale oncologico. Nel nostro paese sul fentanyl vi è un'allerta di terzo grado, una comunicazione di massima urgenza inviata a tutti gli operatori che hanno a che fare con i consumatori di sostanze d'abuso. L'iniziativa Farmaco Sospeso, promossa dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e presentata a Massa Carrara, prevede la possibilità di fare una donazione nelle farmacie aderenti in denaro, farmaci di automedicazione, prodotti per l'igiene e la cura personale, prodotti per l'infanzia in favore di persone indigenti. L'iniziativa ha il supporto anche di Federpharma Massa Carrara. Paolo Natale, presidente dell'Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia, a filo diretto ha spiegato che l'iniziativa serve a dare una mano a chi ha bisogno di farmaci e non può curarsi perché non riesce a pagarli. Ogni mese i volontari della Croce Rossa ritireranno quanto donato per acquistare i farmaci e i prodotti che riterranno più utili. Il Pharmaceutical Group of the European Union, l'associazione europea che rappresenta la comunità dei farmacisti, è alla ricerca di un Economics Affairs Manager. La persona selezionata, che farà riferimento al segretario generale dell'associazione, dovrà fornire ai membri del PGEU informazioni e consulenza di carattere economico che hanno un impatto sul settore farmaceutico. In particolare, il ruolo prevede il monitoraggio delle iniziative legislative e non legislative in Unione Europea che hanno un impatto sul settore anche a livello di mercato interno, concorrenza e politiche digitali. La domanda, corredata di una lettera motivazionale del curriculum vitae, deve essere inviata via mail entro il prossimo 24 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina del PGEU dedicata. Nuova composizione per il consiglio direttivo di Federpharma Brescia, che sarà in carica nel triennio 2024-2026. Clara Mottinelli e Francesco Paracini sono stati confermati rispettivamente presidente e vicepresidente, Marco Belloni e Mario Fossati eletti segretario e tesoriere. Presidente del Comitato Rurale è Roberta Rossi. Questa era l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. Appuntamento la prossima settimana con la nuova edizione del telegiornale.